Poltronieri, Polo, Pasqualini, Brunelli, Pregnago, Massignanci, Costantini, Falco, Montemezzi, Colombieri, Corelli, tutti presenti. Presente. Buonasera, intanto punto 1, lettura dell'azione della Vice Presidente. Osservazione, segretario. In occasione dell'ultimo consiglio comunale era stato da parte di questa maggioranza detto che ci sarebbero stati probabilmente due consigli comunali, uno il 15 di novembre e uno il 29, come data abbastanza, vabbè, non ufficiale ma ben ufficiose. Alcune riunioni sono state fatte comunque per parlare di temi, come sappiamo, negli scorsi giorni e da parte comunque di tutti, ma parlo specifico del nostro come gruppo consigliare, è stata data comunque la disponibilità, non a voce ma anche nei fatti, mi sembra che ciò abbia prodotto anche dei risultati comunque buoni. Dato che invece il Consiglio Comunale del 15 ha visto non essersi comunque... Facciamo un altro, il 13. No, vabbè, a parte quello che sto dicendo è che questa sera ci ritroviamo però di fronte ai dati delle assicurazioni del Sindaco stesso, un Consiglio Comunale ancora alle 8 di sera, che è un orario per la giustificazione probabilmente solo per voi, e diversamente da quanto avevate detto ancora qualche consiglio comunale fa, se non sbaglio parlando con il consigliere Moreschi, sarebbe stato impegno del sindaco della maggioranza tutta non mettere necessariamente sempre le mozioni e le interrogazioni fatte dalla minoranza agli ultimi punti. Stiamo notando che invece sistematicamente questo accade anche questa sera, e non a caso le mozioni, che sono quattro, una dei 5 Stelle e tre nostre, sono state messe dal nono al dodicesimo punto all'ordine del giorno. Visto proprio la luce della disponibilità che è data nei fatti dal nostro gruppo, abbiamo una comunicazione da fare nella quale, ce la leggo testualmente e chiediamo che venga messa agli atti, noi diciamo che considerato che il gruppo consigliare locale Novarese ha protocollato tre mozioni, protocollo 15.021, 22 e 23, inserite nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale di giovedì 29, quindi questa sera, e dato che le sopracitate mozioni sono state inserite in punti 10, 11, 12, chiediamo che le stesse vengano discusse nel prossimo Consiglio Comunale e inserite i primi punti nel rispetto dei temi trattati dei proponenti. Speravamo di non dover arrivare a scelte come questa qua, che forse comunque sensibilità dell'amministrazione, non che esporsi ogni volta dicendo sì, abbiamo sbagliato, non succederà, e dopo rifarlo sistematicamente. Chiediamo quindi che il Consiglio Comunale, per quanto si riguarda, si può esaurire anche con la mozione di Moreschi e che le nostre vengano accurate o comunque messe possibilmente ai primissimi punti del prossimo Consiglio Comunale. Perché crediamo che trattare le mozioni, come è stato fatto dal Sindaco nell'ultima seduta, nei confronti di una mozione, non ricordo quale nello specifico, proposta da Moreschi a tardissima ora, dove è stato detto vabbè, votiamola perché tanto non stiamo qua a parlare del niente, credo che nel rispetto delle minoranze, soprattutto non tanto di consiglieri ma di cittadini che rappresentiamo, non sia eticamente un bel metodo di lavorare. Quindi chiedo che questa venga. No, senza problemi, guarda. Primo, non è un diritto che siano i primi punti del gioco, se si fanno o si fanno, oppure non si fanno. Però guarda, proprio per dimostrare che non abbiamo problemi, io propongo che vengano posti tutti i punti dell'ordine del giorno, così che non ho nessun problema, mi va bene. Però non è un metodo, dai. Discutiamo anche il prossimo, non abbiamo problemi. No, diciamo tutto il primo punto, io propongo di portare 9, 10, 11, 12, senza problemi ai primi quattro punti. Della mozione che il Movimento 5 Stelle oggi propone è quella di, appunto, di installare la rete wifi in tutti i luoghi pubblici.
appunto, non so, i parchi e le compagnie private, insomma, i parchi, le zone, le piazze, anche perché ormai ci sono un sacco di servizi in rete, quindi ci sono un sacco di persone che accedono alla rete continuamente. Noi crediamo che un paese avanzato abbia la possibilità, cioè dia la possibilità di, appunto nei luoghi pubblici, di connettersi al sistema, alla rete tramite wifi. Niente, la domanda è molto semplice, io chiedo appunto che l'amministrazione si attivi, se è possibile insomma nei tempi anche brevi, secondo me insomma ormai c'è un po' insomma, dappertutto, e appunto solo nei luoghi pubblici. Questo è quanto, non c'è niente di particolare insomma. Per quanto riguarda il sistema informatico in generale, in questo caso diciamo anche la diffusione attraverso internet di quello che riguarda la vita comunale, quindi, e quant'altro, penso che sia giusto portare avanti anche un discorso di wifi, soprattutto anche qui nel municipio e intanto anche nella piazza, per vedere anche come sta funzionando. Noi avevamo nel programma questo punto e quindi diciamo così, il primo edificio pubblico ad essere fornito di wifi è stata la biblioteca comunale Cesare. Quindi diciamo così, il passaggio successivo potrebbe essere quello del municipio, della piazza, e poi andando avanti vedendo anche il funzionamento, perché è vero che in alcuni paesi, in alcune città c'è già la wifi, però dipende il funzionamento come esercitato. Per esempio a Verona c'è un wifi, un privato ha dato la disponibilità. Sì, c'è il sistema che sembra Guglielmo. Sì, ecco, quello lì per esempio è un sistema che io non ho provato, ma alcuni cittadini che lavorano in città Verona mi hanno detto che inizialmente andava molto bene, si prendeva più o meno dappertutto, poi non so cosa è successo e praticamente adesso non funziona neanche bene. Oltretutto mi sembra che lo facciano anche pagare 10 euro, mi sembra. In altri paesi, tipo quelli del Lago di Garda, oppure quelli dove ci sono, c'è turismo, chiaramente sarebbe una cosa che penso che sia a vantaggio di tutti dare questo servizio, cioè prendiamo proprio come un servizio che il paese dà, una gentilezza che il paese dà a diffondere questo tipo di informazioni. E quindi se l'utente nostro potrebbe essere il turista, mettiamo che magari fosse un paese turistico, penso che sarebbe una cosa che sarebbe già stata da portare avanti anni fa. Noi arriviamo comunque ai giorni nostri, quindi un anno fa, più o meno un anno e mezzo fa, è stata installata in biblioteca, andremo avanti con questa strada, col comune e la piazza. Vediamo anche le ditte che si propongono, vediamo anche che siano servizi efficienti, perché come tu sai i collegamenti sono importanti, la comunicazione è molto importante, però c'è molta confusione ancora in Italia. Io anni fa cercavo, per dire un esempio, che in Nogara fosse fornita di fibra ottica, perlomeno nella zona industriale. Ebbene, dopo infinite ricerche, quando si riusciva a partire, si arrivava con la benedetta fibra ottica, adesso sappiamo che arriva nella zona industriale di Nogara. Alcune aziende hanno già richiesto, per esempio, l'allattamento. Ecco, vengono portate avanti da Telecom in questo caso, ma poi non può fare un discorso chiaramente di concorrenza, non può fare pubblicità, e quindi alla fin fine vengono le varie ditte, no, private, a proporsi a diversi prezzi. Ecco, quindi quello che è un discorso di comunicazione sull'esterno penso che sia quindi importantissimo, ma penso che sia anche importante averla a un certo prezzo, possibilmente basso, e di data gratuitamente a più utenti possibili. Quindi per me può andare bene. Buonasera a tutti, innanzitutto. Allora, solo per dire che mi trovo favorevole a questa mozione, sono personale anche del nostro gruppo, perché comunque va nella logica dello sviluppo delle reti che ormai, soprattutto anche per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, sono diventati strumenti fondamentali per tutte le loro attività, le attività non solo professionali ma anche di studio e ricreative. In particolar modo ho condiviso molto la proposta sotto il profilo della dotazione di
gli edifici pubblici, in particolar modo della biblioteca, del municipio, è guardato in una rete wifi che sia accessibile, più soprattutto alla biblioteca per i ragazzi che possono molto bene. E quindi sostanzialmente, visto che in questo senso si va nella direzione di dovete ottimizzare e migliorare quello che è il sistema di fruizione di tutto il sistema che viaggia ormai verso le reti, la nostra è una posizione a favore di questa mozione, chiedendo all'amministrazione di voler prevedere già bilancio del prossimo anno, se possibile, la previsione di un adeguamento di Naturalmente c'è il sostegno a questa mozione anche da parte del nostro gruppo consigliare, ma nella stessa direzione che è stata comunque detta più volte di un processo comunque di informatizzazione globale che va dal sito del comune a quant'altro, perché sappiamo, e lo vedrete anche nelle attività di tutti i giorni, che soprattutto in alcuni uffici di rendimento demografici, ma senza tralasciare gli altri, tanta burocrazia che comunque richiede anche dispendio economico, nel senso che un dipendente che si trova a fare qualcosa che potrebbe essere fatto comodamente da casa con altri mezzi, è chiaro che è un costo che potrebbe essere anche utilizzato, ottimizzato in altri modi. Quindi il fatto comunque che anche questo possa andare ad incentivare comunque un utilizzo anche del sistema informatico, non solo a scopo ludico, ma anche a scopo comunque effettivo di diminuire il dispendio anche per l'amministrazione pubblica in termini di tempo e quant'altro, penso che sia assolutamente da proporre. Abbiamo visto a Verona, vediamo anche noi in una provincia, effettivamente sono metodi che comunque anche per gli stessi turisti, magari può essere relativo il caso qua da noi, però vengono molto apprezzati perché comunque si dà un servizio alla popolazione non da poco. Gli esempi qua attorno non ce ne sono ancora, quindi il fatto, come diceva anche Oliviero prima, che già dal prossimo bilancio ci si possa ragionare su, credo che verrebbe dato, soprattutto per le fasce comunque più giovani della nostra popolazione, ma è tutto anche relativo perché ormai comunque l'accesso internet riguardo meno male un attimino tutti o tanti, comunque può essere sicuramente un bel segnale che questa amministrazione potrebbe dare e magari fare anche da capofila per i paesi della bassa, quindi della bassa da non accaparra. Sicuramente è uno sbaglio positivo soprattutto per i giovani che hanno un sistema di comunicazione anche sul telefonino e sullo smartphone abbastanza avanzato. Volevo solo ricordare, come già è stato detto, che quanto riguarda la biblioteca è già presente perché era stato fatto quando eravamo, diciamo così, ad amministrare e poi è stato portato avanti da lui con successo, quindi penso, presumo sia anche fruibile per questo, quindi è una cosa positiva. Solo, non sono assolutamente favorevole, sono contento che tutti i gruppi siano. Colgo solo, cioè due cose. La prima è il nostro programma, quindi la sollecitazione serve a noi per essere più veloci, quindi va bene. Il secondo elemento, colgo anche quello che dicevo prima, consigliere Fai, che sono stato d'accordo che comunque questi sistemi di informatizzazione e funzionamento dei comuni vanno sempre più visti nell'ottica comprensoriale, quindi sono completamente d'accordo con questo suggerimento. Bene, con queste osservazioni favorevoli. Punto 2, funzione protocollo 51 con consigliere Bernardo Varesi, funzione per una comunità libera da tutta. Questa è una mozione che come gruppo sia consigliare nei vari consigli comunali ma anche negli altri enti, quindi province e anche regioni, fino a riguardo all'Europarlamento stiamo cercando come Lega Nord di portare avanti e mi fa piacere che anche consigliere Pontemerdi comunque sia stato firmatario di questa mozione. Il sostegno praticamente che viene dato, quello che si va a cercare oggi comunque attraverso il conto qua in consiglio comunale non è sicuramente un cambiare il corso della storia, più che altro un atto di indirizzo dove il comune di Nogara si impegna se vorrà farlo a dare il proprio sostegno, ma non darlo nel caso non verrà eventualmente dato. Nei confronti comunque di un qualcosa che si sta mano a mano sempre di più aggregando all'interno della Spagna e soprattutto della Catalogna, perché se avete visto anche i telegiornali degli ultimi giorni comunque è evidente, sono evidenti le cose, evidente che in Spagna, faccio più o meno un riassunto per non leggerla perché è abbastanza lunga, sappiamo che... Scusa Simone, sono parlato per il gioco contratto. Sì, sì. Dove alzarmi? Ah, scusate, non volevo avermi battito. Ma sono buona volontà. Scusate. La mozione quella... Pensavo che volessi mettere in vendita la Catalogna con quel prato. Mi piace, ma trovare adesso. Una fresca.
La mozione è quella per una comunità libera del gioco d'azzardo. Se avete visto comunque anche sulla stampa, basta leggere la rete, è una mozione che sta andando magari modificata in alcune parti di testi in tantissimi consigli comunali. Ci sarebbe piaciuto che nel comune di Nogara non fosse proposta dal gruppo consigliare di minoranza, ma fosse stata proposta dall'assessore al sociale, mentre abbiamo visto che anche in questo caso è stata, a noi, a nostro avviso, comunque un'occasione persa. Ma per questo ci sentiamo allo stesso tempo di riportare all'attenzione comunque la questione. Sappiamo che ormai da una decina di anni c'è una diffusione esponenziale, una pubblicizzazione del gioco d'azzardo e tutte le varie forme di scommesse di qualunque tipo. Lo stiamo vedendo comunque anche nei nostri territori della provincia di Verona, anche in comuni relativamente medi o anche piccoli. Il gioco d'azzardo, leggo anche per chi c'è fra il pubblico, ha un volume d'affari che muove di 76 miliardi di euro, questo non me lo invento io, è fatto da parte dell'Agicos, che è l'azienda giornalistica dei concorsi e delle scommesse, aggiornato a un anno fa praticamente. In Italia è direttamente il primato mondiale con oltre 1000 euro, 1260 per la precisione, spesi a persona in questo aspetto. Constatato che nella sola provincia di Verona si spendono 1.700 euro pro capite per il gioco, qua parliamo del 23 gennaio 2012, e visto che lo smodato ricorso al gioco d'azzardo finisce per alienare il giocatore dalla realtà, generando comportamenti illegali quali furti, frodi e ricerca ossessiva del denaro per affrontare i debiti di gioco, e favorisce l'entrata in una pericolosa fascia di illegalità e consolidamento della criminalità organizzata, se in più consideriamo che particolarmente esposti a questo rischio, che è diventato ormai una nuova dipendenza, perché qualche anno fa si ragionava sulle dipendenze proprio per quelle che riguardavano più strettamente le droghe, quelle che possiamo ricordarci come più diffuse qualche anno fa, quindi poteva essere la cocaina, l'eroina, adesso invece purtroppo in prospettiva il gioco d'azzardo diventerà una che andrà, non so se a sostituirsi, ma sicuramente ad aggiungersi. E ci sono parecchie persone che pensano di trovare nel gioco la soluzione ai propri problemi economici, di solitudine e di emarginazione sociale. Se consideriamo oltretutto che ciò sta diventando una piaga sociale che in alcuni casi porta a una vera dipendenza psicopatologica e con il miraggio di una ricchezza facile e immediata rischia di mandare in rovina le persone e le loro famiglie. Considerato che le licenze di somministrazione di bevande e alimenti contemplano anche l'utilizzo dei giochi nei pubblici esercizi senza limitazioni se non collegata alla superficie dell'esercizio, è constatato che la dipendenza dal gioco, configurandosi in un vero e proprio disturbo del controllo degli impulsi, spesso si associa ad altre dipendenze come l'abuso di alcol e la dipendenza del gioco, vira frequentemente in disturbi dell'umore con gravi conseguenze psicosociali non solo sul piano personale lavorativo ma anche familiare e sociale, ben riguardo a separazioni e anche violenze domestiche. E considerato che la diffusione delle slot machine, stiamo vedendo tante anche nei nostri paesi qua attorno a Nogara, dei videopoker e in più generale del gioco d'azzardo elettronico, ha assunto una dimensione assolutamente rilevante e onnipresente nei nostri pubblici esercizi come bar, circoli ricreativi, tabaccherie di facile accesso a tutti, e ciò non facilita, insieme alle caratteristiche strutturali incentivanti dei giochi d'azzardo, il passaggio da un gioco d'azzardo sociale a un gioco d'azzardo patologico, e inoltre che in molti casi tali macchinette si trovano in posizioni appartate, alimentando pertanto l'isolamento del giocatore e favorendone così l'alienazione dalla realtà circostante. Ritenuto inoltre che per arginare il grave fenomeno si rende opportuno prevedere un divieto di installazione dei sistemi di gioco d'azzardo elettronico, cosiddette slot machine, in luoghi pubblici aperti al pubblico in circoli e associazioni, il Consiglio Comunale di Nogara chiede al Governo e al Parlamento di assumere tutti i provvedimenti normativi necessari a determinare l'eticità dell'installazione e l'utilizzo dei apparecchi elettronici finalizzati al gioco d'azzardo nei locali pubblici aperti al pubblico, limitandone la presenza solamente nei casinò e limitati e ben controllati punti nelle città. Invita la Regione in raccordo con le ULSS a promuovere nel territorio regionale una campagna di sensibilizzazione e di prevenzione per informare sui rischi del gioco d'azzardo, meglio nota come febbre da gioco, e dei gravi danni che tale dipendenza provoca. Auspica che il Parlamento possa, come è stato nel caso del divieto di fumo, arrivare a evitare la pubblicità o almeno a prevedere una vera regolamentazione degli spot riguardanti i giochi d'azzardo e attivare strategie molto più rigide per l'accesso ai siti di gioco online. Ed ha mandato al Sindaco di inviare ai Presidenti di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica e ai Presidenti delle Commissioni competenti la mozione in oggetto. Ed ha mandato al Sindaco di inviare la presente mozione agli amministratori dei comuni del Basso Veronese al fine di attivare il maggior numero di consigli comunali sull'argomento in oggetto. Questo è un argomento che, al di là di chi l'ha proposto, non è assolutamente da sottovalutare. Sta diventando una delle vie sociali comunque di maggior
rilevanza nel momento storico in cui viviamo, perché purtroppo la crisi economica in primis fa sì che le persone di qualunque fascia di età, reddito, cerchino nel gioco una soluzione facile e molto spesso per risolvere i propri problemi. Questo è un qualcosa che porta alla creazione di centri come possono essere quelli che comunque menzionato durante la mozione, che in alcune realtà anche del veronese trovano addirittura ubicazioni in luoghi che probabilmente sono anche quelli meno opportuni. Parlo molto spesso nelle vicinanze, soprattutto di scuole elementari o medie, quindi con la facilità ancora maggiore da parte di bambini o di ragazzi comunque di poterne anche fare uso. Siccome questo sta diventando appunto una fonte anche di famiglie letteralmente compromesse, perché molto spesso diventa talmente una piaga sociale che si cerca all'interno della casa o all'interno altrettanto di momenti illegali come possono essere furti o altre situazioni di questo tipo, di ottenere persino lo approvvigionamento per avere queste liquidità. Credo che i consigli comunali, noi l'avevamo proposta già una ventina di giorni fa, un mesetto fa, come provincia, è stato fortunatamente accolto tanto dalla sinistra quanto dal centro-destra, perché credo che su tematiche come queste bisogna anche un attimo spogliarsi da quelli che sono alla fine i colori politici. E quello che era stato detto anche durante la discussione là, c'è un aspetto molto grave che probabilmente aggrava ancora di più quello che è già comunque un problema abbastanza grave di suo, che come sappiamo le concessioni vengono date dalla questura. Cosa è successo? Che ci sono alcune realtà di paesi comunque anche non troppo vicini da noi, potrebbe essere la stessa Desenzano, legata dove l'amministrazione comunale ha cercato di evitare, soprattutto nel centro storico, un'installazione di tipi di attività tipo queste. Cos'è successo? Che la cosa è andata avanti, il comune, quindi il sindaco in primis, la giunta e i vari consiglieri, sicuramente il sindaco e la giunta, si trovano adesso a rispondere al giudizio perché i vari commercianti comunque che hanno dovuto anche solo evitare l'apertura o che si sono visti un attimino chiudere l'attività che avevano già esistente, hanno fatto ricorso nei confronti dei comuni e al momento sembra che l'abbiano anche vinta. Questo è il danno e anche la beffa unito. Quindi il fatto che l'abbia un attimo alleggerita nel testo e che non sia andato, perché in altre realtà comunali comunque è stata portata avanti anche con determinate distanze dal centro storico o altre cose del genere, è proprio anche per evitare agli amministratori comunque di questo consiglio comunale di trovarsi in situazioni abbastanza sconvenienti e spiacevoli comunque i casi. Però è chiaro che a quanto riteniamo come gruppo consigliare non si può più tacere neanche su questo aspetto. E soprattutto sarebbe una bella cosa, come abbiamo detto nella mozione precedente, che anche in questo caso il Comune di Nogaro, per quanto riguarda il nostro territorio, potesse essere un attimino da apripista affinché anche nei vari consigli comunali qua attorno potesse essere posta l'attenzione comunque a questa questione. Sarebbe altrettanto una cosa opportuna nel momento in cui dovesse essere accettata questa mozione, si dovesse arrivare anche a pubblicizzare la cosa e a trasmetterla ai comuni qua attorno, che potesse essere fatto anche un tavolo o qualcosa del genere, promosso magari dai vari assessori e sociale, aperto ovviamente a tutti i vari consiglieri e assessori, per cercare anche un momento di confronto con Luce e vedere nelle singole realtà comunali cosa anche i singoli comuni possono fare per arginare comunque questo fenomeno. Quello quindi che chiediamo e che poniamo comunque in discussione questa sera è un apprestato di questo problema. Ci piacerebbe sentire anche da parte dell'assessore se effettivamente per quanto riguarda Nogara ci sono casi comunque che attestino che il problema esiste anche qua da noi, di quel problema di persone comunque soggette anche a queste patologie, o che quantomeno ci sia, o meglio, come intenda eventualmente porsi l'amministrazione nel momento in cui richieste di installazione di questo tipo dovessero pervenire per quanto riguarda Nogara. Sì, ha già detto praticamente quasi tutto Simone. Il concetto, diciamo, che è quello di sensibilizzare l'amministrazione a porre in atto anche dal punto di vista pratico quelle che possono essere le misure per contrastare questo tipo di giochi d'azzardo, soprattutto perché non piace il tipo sociale, ne stanno uscendo un po' per tutti di questi centri, di questi giochi. Volevo ribadire che in sede di capigruppo non ci siamo trovati e c'era anche il Paolo Tragnano, il quale, non so se volevi accennare, ci ha girato via mail
ieri mi sembra una proposta di regolamento che è stato attuato negli ultimi anni. Quindi diciamo che noi siamo aperti a qualsiasi tipo di dialogo da questo punto di vista. Adesso io l'ho letto poco perché purtroppo è andato un po' in ritardo e vabbè. È una proposta però abbastanza specifica, questo è proprio un regolamento che mira proprio dal punto di vista tecnico ad indicare anche l'apertura o meno di questi posti, per cui penso che eventualmente dovremmo trovarci e vedere quale sarà se volete portare questo regolamento, cioè diciamo che è una questione aperta. Sentendo i vari commercianti, ci sono anche dei locali da affittare, stanno avvenendo diverse domande di affitto di locali riguardanti sale giochi, perché è una cosa che nel commercio, assieme a un altro genere, diciamo qui non cito, sta andando parecchio, cioè nelle aperture dei negozi sono ancora quei negozi che vendono. Okay? Allora c'è gente anche da fuori che vuole venire anche a Nogara, so per certo di richieste di locali da affittare. Allora io direi, onde evitare che ti aprano la sala giochi magari con una concentrazione, sappiamo quello cosa può succedere in centro del paese, sono attaccato alla chiesa, sarebbe meglio porre dei limiti come hanno fatto a Legnago, che hanno fatto dei limiti proprio dicendo che tipo il centro storico vicino ai luoghi di culto eccetera non devono esserci questi tipi di concentrazione di attività eccetera, ma soprattutto anche regolamentando l'interno delle sale giochi, dicendo a quelli comunque che c'erano già, che hanno un tot di tempo per mettersi in regola secondo il nuovo regolamento, cioè non che devono chiudere, però devi tu per la sala giochi, bene, ti adegui un attimino a quello che è questa cosa. Teniamo presente che la concessione dell'apertura della sala giochi dovrebbe essere regolamentata dal TUNS, quello del testo unico delle strutture di sicurezza, per regolamentare. Io adesso ne sono fatto un po' una struttura leggendo sui regolamenti, dunque non è che noi possiamo anche dire tante cose, però dove possiamo impunearci direi che possiamo anche impunearci. La vostra mozione, vorrei fare un piccolo appunto sulla vostra mozione, che è lodevole tutto quanto, però non comprende secondo me anche il discorso dei gradelici. Perché a me è capitato una volta, mentre ero nella tabaccheria, di vedere persone dipendenti, perché conosco persone, non gente che magari vuole proprio dove non c'è la disponibilità, ma far fuori in 10 minuti 200 euro col gratta e vinci, cioè questo automachine va bene, però anche c'è il gratta e vinci che comunque dipende sempre dal monopolio eccetera, anche quello secondo me bisogna integrare, perché il gratta e vinci è una bestialità forse peggiore della slot machine, perché il gratta e vinci è tremendo, cioè si mettono là, non so se voi è capitato anche a me in autostrada a fermarsi magari a fare un po', che della gente là che si rimane ancora stupendo sul gratta e vinci. Se io lo integrerei anche con il discorso della gratta-vinci, non so se è, però anche quello è, no, in linea generale, cioè, prendiamo in considerazione anche che c'è il gratta-vinci che è una prima famiglia, perché veramente c'è gente che butta l'acqua stipendio. Comunque io farei, se siete d'accordo, ci troviamo, dobbiamo fare un discorso dei ausiliari del traffico, diamo una regolamentata, anche perché se gente viene e vuole aprire una sala giochi in centro del paese può farlo, perché attualmente non c'è nulla che lo veda. Prevedendo che quello che avevo detto prima, adesso non so quel comune di Legnago, magari sarebbe il caso di sentire un attimo anche loro in merito, però magari un passaggio a quel comune, perché se è vero quanto mi è stato riportato, proprio quello di Desenzano, come dicevo prima, c'è stata appunto una situazione dove, volendo arrivare a questo che stavi proponendo tu, che probabilmente sarebbe la cosa più incisiva, perché questa è più grande una presa d'atto del problema, è un fatto un attimo di focalizzarsi, di arrivare a regolamentarlo per quello che la legge permette. Però credo che anche a tutela della singola amministrazione, in questo caso parliamo di Nogara, piuttosto di dopo arrivare a ricorsi che comunque possono, uno, dare la vita comunque a queste stesse persone, e due, provocare anche un eventuale danno economico,
gestire l'amministrazione, credo che sarebbe il caso di sentire cosa avevano proposto loro, perché magari hanno proposto qualcosa di talmente radicale dove ci sta anche che possono aver vinto un ricorso, o se proprio è l'ennesimo caso dove ci sono dei buchi a livello normativo che purtroppo tutelano più